Ve l'ho detto, ve l'ho stradetto, ne abbiamo parlato ieri sera anche perché era collegato, l'ha sicuramente sentito, ma finalmente ci siamo. Io sono molto contenta di averlo qui, come lo chiamo io, come lo definisco io, il piccolo uomo dalla grande voce. Buon pomeriggio Matteo! Buon pomeriggio a tutti, popolo di Bella! Ciao tesoro, innanzitutto come stai? Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto? Sì, sì. Sei sempre più bello. Grazie. Sempre splendente, sempre con il sorriso stampato in faccia. Quindi Matteo, benvenuto, oggi chiacchiereremo tantissimo. Tantissimo. Ecco, ci sarà tanto da dire. Senti, lo puoi presentare? Chi abbiamo qui? Il secondo colpevole. Il secondo colpevole. Chi è colui? Si è venuto a trovare? Giovanni Plataria. Buon pomeriggio, ciao, Giovanni. Buon pomeriggio, Bella Radio. Come stai? Tutto bene, grazie. Ecco, benvenuto anche tu qui su Bella. Dopo Matteo spieghiamo perché è il secondo colpevole. Dopo chiacchieremo di tanto. Intanto sai che dobbiamo fare? Abbiamo una persona che ha il telefono da 20 minuti. Infatti. Direi di rispondergli. Anzi, rispondigli direttamente tu. Vai. Pronto? Sì, pronto Matteo. Buonasera. Buonasera, lo sai chi sono? No. Presentati. Sono un tuo fan. Sì. Come ti chiami? Diglielo. Nino da Picanello. Oh, ciao Ninuzzo. Ciao Mary, ciao Matteo e ciao. Buonasera. Giovanni. Ciao. Nino, stai lavorando e ti ascolti Bella? Sì, ancora sto lavorando e ascolto Bella naturalmente. Bene, dici tutto caro. Allora, intanto voglio fare complimenti a Matteo che se l'ho visto si è bevuto anche la birra. Ai. Ma quando Matteo mi piace il birra? Matteo non beve, forse era l'aranciata, Nino, perché Matteo è tipo aranciata e Coca-Cola forever. E l'ho visto, ma io ho visto la bottiglia di birra in mano. Veramente? Forse la stava portando a qualcuno, evidentemente. Ma ieri sera quando eravamo in locale, eravamo all'Etna Bar? Sì. Ok, sì, quando stavamo scherzando, quando ci facevamo anche gli selfie, stavamo scherzando. C'ero anch'io con la brocca. Che cos'era quella cosa? Mi hanno dato a me il coso, il vermouth. C'ero io con le bottiglie di vermouth, quindi figure. Altrimenti tornavamo a casa a quattro piedi. Vabbè, ma un po' la bombera, dai, che Matteo è un grande la bombera, dai. Vabbè, ma ancora è cucciolo, insomma, il tempo che si cresce, quando poi si cresce sì, si arriva. Quello sicuramente. Ti sei divertito ieri sera, visto? Io sì, tantissimo. Bene, sono contenta, sono contentissima. E allora, dici tutto, Nino. Allora, che devo fare? Devo cominciare con i saluti o... Certo, assolutamente. La lista quasi allungata, tuo padre mi picchia. Vabbè, vai, tutto ad un fiato. Vai, tutto ad un fiato. Allora, intanto a mia moglie Agata, mi voglio dedicare una bellissima canzone, se possibile, di Francesco Zerbo. Va benissimo, noi la salutiamo anche. Si dividono le strade. Ok, perché? No, così perché gli piace, no? Per altri motivi. Ok. Io a mia moglie l'adoro, quindi. Lo so. Poi. E solo con le canzoni, non per altro. Poi, mia cognata Luisa, Letizia, mio padre Alfio Scuderi, Ciccio Ritto, Salvo Zeta, Giuseppe D'Alessandro, Franco Calì, Micio Amaddio, Mario Cottone, Antonio e Damiano Fiducia, sì. Orazio Russo, sì. Lucia e Giovanni Zappalà, Salvo, sì. Francesco, Gresi e Rosio Mannino, Anna, sì. Maria Zappalà. Mio compare Tonino della Ferrero. Oh, la Ferrero! La cioccolata! La Ferrero! Ecco, io e Matteo siamo di più per questo, dire. Bello pacco di fiesta, ecco. Le Kinder di fiesta, tutta sta roba. Poi Piero Salamone, Cristian Busà, Antonio Russo, Loggio Pippo Foti, Mimmuso Pulventi, Alcio Bugarelli. Bene, li salutiamo tutti loro? È finito? Sì, ho finito, sono tutti collegati su Bella, perché se no li chiamano. Li salutiamo tutti, va bene Ninuzzo? Va bene, ma allora questa sera con Agata che cosa mangiamo? Un bel panino da Matteo? Se il paninazzo ti vuoi mangiare da Turi Milazzo devi andare, è così. Vado. Brava, bellissima. Il paninazzo non di Turi Milazzo. Qualche sera ci andrò. No, ci devi andare, perché no, ma non sto scherzando, io lo chiamo il paninazzo di Turi Milazzo, ma perché c'è un motivo. Cioè non è un panino normale, cioè quella è una piadina, nel senso che te lo devi mangiare aperto, perché talmente roba gli metto che non lo puoi nemmeno chiudere, capito? Ah, allora ce ne faccio, non di sicuro. Baci che si mangia bene. Lì trovi anche Matteo che ti frigge anche le patatine. Capito? Sicuramente. Va bene Nino, un bacio. Va bene, allora quella canzone di Zerbo e poi Matteo, se è possibile questa sera, voglio dedicare Tamo ad Agata Patanè, con tanto amore. È proprio la prossima, gliela dedichiamo. Salutiamo anche tuo papà, che mi ha rimproverato ieri.
Ah, sì. Sì, che vuole i saluti tutti i giorni, quindi lo salutiamo subito. Ah, vero, sì, mi ricordo. Va bene, Nino, un abbraccio. Ciao, Melo, un abbraccio, ciao Matteo. Ciao Nino, ciao. Ciao, buona serata. E allora, telefonate per ora le blocchiamo, perché dobbiamo parlare di una cosa. Lanciamo solamente quello che sta succedendo e poi subito dopo andiamo in musica e poi ritorniamo e iniziamo a chiacchierare bene. Allora, praticamente è successo una sorta di boom. Ecco, avete presente voi il Big Bang? Uguale. Ecco, Matteo, il nostro ometto speciale, è riuscito a far questo. Da un periodo a questa parte, una settimana, bene o male, una settimana e mezza, su Facebook, appunto, grazie a questi mezzi di comunicazione che di solito dovrebbero servire per farci divertire, poi ognuno li utilizza, c'è anche chi parla quando va a fare la cacca, per dire, no? Ormai con Facebook si sanno tutti i fatti, diciamo che è successo un qualcosa, tutto nato dalla tua festa di compleanno, sì, che è giorno 23, giusto? Sì. Ecco, giorno 23 c'è il compleanno di Matteo. Allora, Matteo, che cosa ha pensato? Mamma, ovviamente io lo voglio festeggiare, sì, giusto? Sì. E cosa gli hai detto? Vorrei invitare anche i miei fan. Ovvio. Che cosa è successo? Prendi il locale, non prendi il locale. Ovviamente i locali a ottobre sono chiusi, non li puoi mettere all'aperto, allo sbaraglio. Un locale, essendo chiuso, ha un posto limitato. Ora, ovviamente, cosa succede? Non si può fare distinzione, nel senso, non puoi decidere tu chi invitare e gli altri magari restano fuori. E avete avuto questa idea di fare questi biglietti in piedi. Esatto, di fare questi inviti in modo che così non sei tu a decidere, ma chi riesce a prendere il biglietto può entrare. Chi non lo prende, mi dispiace, ma il posto non c'è. Giusto? Sì. Perché appunto il locale prevede la possibilità di far entrare 200 persone. Gli altri che fanno? Senza invito arrivavano tutti e rimanevano fuori, non era giusto. Quindi avete fatto una cosa per farla in maniera molto pulita, una cosa intelligente, per fare le cose in maniera elegante, senza avere poi dopo delle critiche. A lei l'ha invitata, a me non mi ha invitato, lei è entrata, io non sono entrata. No, ragazzi belli, c'è un posto limitato, 250 posti, e tutto è nato facendo questi biglietti di cui sei tu l'artefice, il grafico. Ecco, ti sei divertito a fare la locandina? Moltissimo, insieme al padre di Matteo abbiamo realizzato locandina e biglietto. Avete fatto questa bella cosa, che tra l'altro io ci tengo a dire anche una cosa molto importante. Decide Matteo quello che Matteo vuole fare della sua vita. Dillo Matteo, ti prego, dillo. Sei tu quello che decide quello che gli piace fare, quello che non gli piace fare, sei tu che decidi come ti vuoi vestire, quello che vuoi cantare, se vuoi cantare, se vuoi ballare, quello che voglio fare. Ecco, se te ne vuoi andare, se a te domani ti svegli e dici: mo non voglio cantare più, giusto, me ne voglio andare a giocare a pallone, tu sei libero. Tu puoi fare quello che vuoi, ecco. E quindi così quel giorno aveva scelto di fare questa cosa carina. Avete sistemato questi biglietti, questi inviti, le varie copertine, per fare una cosa, diciamo, un po' anche diversa, no? Esatto. Per accontentare un po' tutti, per rendere tutti partecipi, per far sapere a tutti che Matteo festeggia il suo compleanno, chi vuole venire può venire, ma ci sono dei posti limitati. E quindi appunto è stata fatta questa cosa qui. Da questa cosa qui è successo un macello. È scattato il processo mediatico con Matteo. Ecco, esatto. E io tra un pochino parlerei di tutto quello che è successo. Intanto sai che facciamo? Ci andiamo ad ascoltare Tamo e la dedichiamo a tutti quelli che Matteo t'amano e anche a quelli che non t'amano. Gliela dedichiamo? Sì. È quello che dobbiamo dire anche: ascoltate bene le parole e godetevela, guardatevela e fatevi una risata, che è meglio. E noi ritorniamo ancora in diretta dopo aver ascoltato Joelle. Ciao, Joelle. Ecco, Matteo, un altro piccolo cantante, Joelle. E dicevo, abbiamo Matteo oggi qui con noi perché da una settimana e mezza a questa parte, appunto su Facebook, è successo tanta roba e volevamo un po' chiarire, spiegare, far capire anche, per cercare, tra virgolette, di far capire alle persone quello che è successo. Allora, abbiamo un attimino spiegato come, da dove è nata questa festa, per il motivo per la quale è nato, la motivazione degli inviti, che tra l'altro io li volevo far vedere perché sono anche bellissimi. Bravo caro Giovanni, bravo. Grazie. Sei stato bravo. Sonny, se riusciamo a farla vedere, ok, la mandiamo. La Luca, gentilmente, il nostro balletto, puoi avvicinarli a Matteo, per favore? Grazie a Luca Lopresti, lo salutiamo. Grazie caro. Tra l'altro,
facciamo anche un saluto a Orazio Razzano. No, scusami, a mi sono dimenticata. Carmelo Bonaccorsi, ecco. Facciamo un saluto a Carmelo Bonaccorsi. Allora, Matteo, li fai vedere i bigliettini, per favore? Ecco, questi sono gli inviti per il compleanno di Matteo. Inviti che appunto stavamo dicendo sono nati dal motivo che Matteo, giorno 23, fa il compleanno. E dato che a lui avrebbe fatto piacere poter invitare tutti quelli che sono i suoi fan, e di fan, credetemi, Matteo ne ha tanti, 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 proprio per cercare di non lasciare qualcuno scontento, ha pensato questa cosa qui, ovvero di creare degli inviti. Per, dato che comunque ci sono dei posti limitati, in modo da poter far entrare quelli che ci entrano. E da questo è nata questa bufera, è nato questo boom. Perché? Cioè, spieghiamo la motivazione. Giovanni, tu che anche l'hai vissuta un pochino, cosa è nata nella testa di queste persone? O perché non avevano nulla da fare, o per invidia, o perché dice, boh, oggi è così. O insomma, spiegatecelo un pochino voi, perché noi non riusciamo a capire la motivazione di tutto questo accanimento. Guarda, perché non me lo spiego neanche io? È una domanda che ci poniamo senza trovare una risposta. Esatto. Sappiamo. Comunque sia, è tutta pubblicità per Matteo. Esatto. Anche se molti li hanno parlati bene, moltissimi male. Li hanno parlato male, però se ne parla. Esatto, quello che io voglio dire, giusto? Stiamo parlando di un ragazzo che ha ancora 12 anni, ne deve far 13. Tu mi dici un attimo, l'amore per la musica, Matteo, da dove? Perché? A me piace cantare, da quando ero piccolo. È una cosa e che non smetterò mai di cantare. È una cosa che ti fa star bene? Sì. Ecco, io voglio dire, allora, c'è chi piace giocare a pallone, giusto? Sono quei bambini, sì, che vedono la palla e prendono a pallonate il pallone. E cosa fanno i genitori? Oh, mio figlio gli piace giocare a palla, lo scrive in una scuola di calcio. Ci sono le bambine, magari, che c'è una parte, una sigla, vedono le vallette, vedono le veline. Mamma, vuoi fare la valina? E si mettono a ballare e le iscrivono a una scuola di danza. Quindi i propri figli, i genitori, cosa fanno? Cercano di accontentarli. Tua mamma e tuo papà ti hanno mai costretto, infatti, ti hanno mai detto di fare questo? Sì, sì. Oppure sei tu che l'hai scelto? No, l'ho scelto io. Sei tu che hai detto, ma papà, a me piace cantare. Sì. E sei, hai deciso di andare a cantare. Sì. E tuo papà e tua mamma hanno detto, Matteo, così come sono con il tuo fratello e l'altra tua sorella, perché c'è anche Alessia, che lei fa quello che vuole. Anche lei l'abbiamo sentita in un duetto insieme a te, perché anche a lei piace cantare, però lei magari è un po' più timida di te. Sì. Ha provato, ha fatto questa canzone insieme a te, anche lei è stata contenta di questa cosa. E come c'è anche tuo fratello più piccolo, lui cosa fa, Damiano? Gli piace giocare a pallone? No, ballare. Lui gli piace ballare, quindi sicuramente lui verrà iscritto a scuola di ballo. Come c'è Tiziana, tua mamma, gli piace ballare. Lei va a fare pure la zumba, sì. Come c'è tuo papà, gli piace fare i panini e si mette dietro il panino. E scusa, non ho capito, ognuno fa quello che vuole nella sua vita. E quindi stiamo dicendo proprio questa cosa: tu hai scelto di fare questa cosa e i tuoi genitori hanno creduto in te. Che poi, tra l'altro, io volevo chiarire questa cosa, che è una cosa molto importante. Quando un genitore crede in un figlio, è la cosa più bella che ci possa essere. Perché? Se un figlio viene e dice, a me mi piace cantare, e c'è la mamma e il papà che dicono, ah, ma che cosa devi fare? Ma levati questa idea. E svaluta un pochino quella che è la voglia del proprio figlio. Il figlio in quel momento si sente, come dire, ma se mamma e papà mi dicono no loro, evidentemente le altre persone cosa possono pensare? Invece tu sei stato fortunato, perché tua mamma e tuo papà hanno creduto in te, come credono in tuo fratello e in tua sorella, e ti hanno, no, aiutato, diciamo che ti tengono la mano nel percorrere questa strada. Ed è una cosa bella, e bisogna dire grazie anche a mamma e papà, perché mamma e papà ti portano nella giusta strada, perché magari quando si è più piccoli si può sbagliare, no? Magari non si capisce quella che è la vita di oggi, e loro ti aiutano a percorrere la strada giusta, ma sempre perché sono cose che vuoi tu, giusto? Sì, sì. Non c'è nessuno che ti impone o io devi fare questo o devi fare quell'altro. Sei tu che decidi come ti devi vestire, no? Infatti, sì. Sei tu che decidi come ti devi fare i capelli. Sì. Che poi hai un orologio anche bellissimo. Sei tu, sì, che decidi. È famoso. E fallo vedere questo orologio. Scusa, Matteo. Aspetta che Sony ti fa il primo piano. Lascialo. Eccolo. Facciamo vedere questo orologio. Cioè, non c'è nulla di grave. A proposito di orologio, io volevo chiarire un'altra cosa. Ovvero, questa cosa, Matteo, ne parliamo anche insieme. Quando a te
Ma allora, Matteo, a Catania, come in Sicilia, a Palermo, come anche fuori a Napoli, perché l'ultimo album, Matteo, appunto, il suo secondo lavoro discografico, perché Matteo già è arrivato a due lavori discografici, il suo secondo lavoro l'ha realizzato proprio a Napoli. Sì, sì. Ti sei divertito? Tanto. Ecco, è una bella esperienza. È la cosa che vorrei fare pure io. Lui ha un dono. C'è chi ha il dono appunto di giocare a pallone, c'è il dono di chi ha il dono di fare il ballo. Lui ha il dono, ha una bella voce. Che cosa ci vuoi fare? Se c'è la bella voce, ha la possibilità di sfruttarla, perché non lo deve fare? E quindi sto dicendo questa cosa. Matteo è voluto a Catania, a Palermo, in Sicilia, fuori, in Italia. Vieni chiamato molto spesso per andare a festeggiare un compleanno, per andare a festeggiare una comunione, un battesimo, nei concerti in piazza. E le persone molto spesso ti fanno dei regali. Sì. Ti regalano, come ti possono regalare una collana? Un orologio, una maglietta. Sì. Diciamolo che tu non chiedi i soldi, ma sono le persone. C'è chi delle volte ti fa dei regali, come c'è chi delle volte non ti regala nemmeno niente. Sì. Ma tu lo fai perché? Perché ti piace? Perché mi piace cantare. È la tua vita, dillo. Sì. Dillo che è la tua vita, perché lui è molto timido. Sicuramente l'avete capito. È molto timido quando è dietro il microfono, perché quando non è davanti al microfono, credetemi che è un bambino di 12 anni. Ecco, dillo Giovanni, anche tu. Cosa fa lui? È monellissimo. Monellissimo. Gioca a calcetto, perché noi quando facciamo molte volte i concerti insieme, lui sale sul palco, no? Si fa quelle 4-5 canzoni, poi scende e se ne va a giocare sulla spiaggia con gli altri bambini, perché quest'estate sto parlando di spiaggia, perché quest'estate abbiamo fatto molti concerti in spiaggia e poi lo vedevi che giocava a calcetto lì con la palla, che si divertiva da matti, perché lui fa questo. Lui va a scuola con i suoi compagni, è normale, gioca a pallone, studia il piano. Ecco, Matteo studia il piano. Studia il piano, ma sempre perché? Perché l'ha scelto lui. Certo, ovvio. Trova il tempo per fare tutte queste cose. Da un bambino di 12 anni non possiamo che ammirarlo. Esatto, anche perché lui ha iniziato con questa cosa del, che poi è vero, io dico, lo trovi a fare le patatine, perché lui molte volte lo trovi alla panineria, che sta lì proprio nella paniniera del papà, che sta lì a friggere le patate. Però nel frattempo che lui fa queste cose, tu lo trovi che canta. Cioè ogni volta che io arrivo lo trovo che è là, che frigge, che cammina, che si mangia il panino, ma canta nel frattempo, perché proprio gli piace. E senti, a proposito di canzoni, facciamo una cosa, ce ne andiamo ad ascoltare un'altra, che dite? Ci ascoltiamo? Aspetta, prima sì, allora facciamo una cosa, perché qua mi sta impazzendo il telefono. C'è un messaggio, cioè ce n'è più di uno. Allora, lo amo, ti amo Matteo, sei tutta la mia vita, amore infinito mio, principe, sei il mio amore assoluto. Io t'amo, principe, anzi re. Aspetta che te ne devo. Ecco, poi ciao Matteo, sono un ragazzo di 13 anni proprio come te, tra pochino. Volevo farti i miei complimenti per il tuo successo. Mi piacerebbe tanto uscire insieme a te o fare anche altro. Sarebbe bello se lo faremo insieme. Saluti Matteo, continua così da parte di Alessio. Grazie, ciao Alessio. Poi c'è anche un'altra artista che ci ha scritto, che io la volevo prendere. Aspetta un attimo. E Laura Cielo, dov'è? L'ho persa. Ecco, Mary, salutami il mio idolo Matteo e dagli un bacio da parte mia. La salutiamo. Ciao, Laura. E poi c'è anche chi? Peppe D'Agostino, che dice: Mary, dai un bacio al piccolo Matteo. Ciao Peppe. Ecco, tra un pochino ne continueremo a leggere altri. Questo è perché a Matteo non lo vuole bene nessuno, eh? Lo vogliono bene tutti. Ecco, bravo. Andiamo con Bella Ragazzina, che dite? Sì, sì. Ecco, torniamo tra poco. Ed eccoci tornati in diretta, sì, dopo sì, Dario sì, Porto, sì, c'è Salvo sì, che ci è venuto a stressare, sì, sì, ecco, sì, cosa sì, vuoi? Salvo. Rispondi al telefono, che la gente chiama e dice, ma Mary non risponde, no, mai. No, io c'ho una chiamata proprio in attesa adesso, che dobbiamo passare. Hai visto, caro, che non risponde? Rispondo, sei rispondo. Educata, grazie, no, rispondi, sei educata. Io ho i miei ospiti, per favore, un attimo di silenzio. Ciao, che poi, ecco. Ciao Matteo, ciao, quell'individuo lì è inquadrato, quello sì, brutto, anche. Quello senza capelli. Sì. Ciao individuo. È la cuffia, è la cuffia. Prima di prendere la telefonata dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare un saluto importante, dobbiamo salutare Anna D'Angelo che sì, ci segue. Sì. Ciao Anna, ci ascolta, da Milano. Ecco, da Milano gli mandiamo un bacio. Tra l'altro c'è anche Tiziana qui, la mamma di Matteo, che ti vuole dire che ti vuole tanto 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 bene. Detto questo, che noi ancora non abbiamo nemmeno salutato, cioè io maleducata proprio, non ho salutato la tua mamma, il tuo papà, il Luca con consorte, con un bacio enorme. Ecco, rispondiamo a telefono. Luca ti guarda male. No, non è vero, non è vero, mi tocca
Gianluca che ti ora picchio. Mi ha salutato. Ecco, no, prima l'ho salutato il balletto addirittura, poc'anzi. Prima di continuare a parlare, facciamo una cosa, prendiamo una telefonata che sono tante. Tra un pochino, tra l'altro, vedremo direttamente in TV, per chi è collegato in televisione, vedremo anche a qualche post che appunto c'è stato su Facebook, dove magari tu Matteo sei stato taggato. Guarderemo anche quelle che sono le varie notizie che sono uscite nei vari giornali su internet e non solo. Ma tutto questo tra poco, intanto prendiamo una telefonata. Vai, rispondi Matteo. Pronto? Pronto? Sì. Chi parla? Desiree e Glory. Ciao. Ciao. Volete parlare con Matteo? Sì. È tutto vostro, ragazze. Vai, andatevi alla pazza gioia. Pronto? Pronto. Matteo? Sì. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene. Ma quando vuoi cose? Cosa? Diteci ragazze, cosa gli volete dire a Matteo? Come stai? Bene, bene. Volete dirgli qualcosa? Sì. Diteci. Dai. Si vergognano secondo me, sono in fase vergogna profonda. Ragazzi, ecco, si sono emozionate, secondo me. Sono dietro il telefono che sono così, con la bocca spalancata, dico, sto parlando davvero con Matteo. Ragazze, dobbiamo liberare il telefono, sbrigatevi. Pronto? Pronto? Ecco. Sono Glory. Sì. Matteo, mi fai il rubacuori, mi fai svenire le donne. Ragazze, sbrigatevi che liberiamo il telefono, diteci. Volevamo salutare. Sì. A Giuseppe Puglisi. Sì. Angelo Dai Notti. Sì. E Michael Dai Notti. Ok. Gliela può mettere la canzone Matteo, mi presento. Dopo okay, la mettiamo. Dopo la mettiamo. Va bene. Ciao okay, ragazze. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Allora Matteo, tra un pochino continueremo a prendere telefonate. C'è un altro messaggino che è arrivato che dice, cioè sono tanti, vai, arrivano anche i regali da parte delle fan. C'è una fan, guarda che ti manda al grazie. Volo. Ecco, perché sono arrivate anche qua. Sono arrivate con i peluche e i cuoricini. C'è un altro messaggino che dice: dovete fare un saluto particolare a Matteo dicendogli che diventa sempre più importante ogni giorno che passa, ha un grande talento ed è proprio questo che lo rende unico e il ragazzo più speciale che io abbia mai conosciuto. Grazie mille grazie. Da parte di Nati. Allora Giovanni, diciamo che comunque quello che adesso sta succedendo qui in radio è anche diciamo che si sta vedendo anche sul canale YouTube di Matteo, giusto? Certo, il canale Matteo TV. Perfetto, quindi nonché sul sito matteomilazzo.it. Perfetto. Applicazione Android, applicazione iOS. Dappertutto, Matteo dappertutto presente. E mi dicevi che domani sarai in una radio a Roma, giusto? Sì, sarai intervistato da Radio Cusano Campus di Roma. Perfetto. Non lo so, vogliamo sapere da Matteo il perché di tutto questo trambusto che c'è stato. Ecco, stiamo cercando. Ma il perché non lo devono. Allora, io voglio dire una Matteo, cosa. Ma non lo sa Matteo come non lo so io. No, ma il perché non si deve chiedere a Matteo. Il perché si deve chiedere alla testa pagata di chi ha fatto scaturire tutto questo. Certo. Che poi un altro tasto che io volevo andare a toccare, oltre il fatto di vabbè, Matteo che gli piace cantare, tutto quello, da dove è nato, perché è nata la festa di cui abbiamo parlato finora. Un altro tasto che io volevo andare a toccare era sicuramente quello che è la famiglia di Matteo. Parlare un attimino di quelli che sono le persone di Salvo e di Tiziana, ovvero la mamma, il papà e la mamma di Matteo. Noi poc'anzi abbiamo parlato appunto di quella cosa dicendo che sono loro che aiutano, stanno solamente cercando di realizzare il sogno del loro figlio, certo. Mentre invece sono stati, diciamo, etichettati come dei mafiosi. Sì, ora, sì. Tu persona, uomo donna che tu sia, prima identificati tu, capiamo se sei uomo donna, vabbè. Poi come le persone, come si andare a classificare o a etichettare una persona senza che tu la conosci appunto come mafiosa è una cosa brutta, perché Salvo e Tiziana sono due persone umili che cercano di portare i propri figli nella giusta via, che cercano di fargli capire quelli che sono i valori della vita e soprattutto per realizzare il sogno di Matteo lavorano duramente e questo mattina alla sera, perché avendo una panineria lavori di notte
e il giorno stanno con i figli, quindi sacrificano la loro vita per rendere felici quelli che sono i loro tre bambini. Adesso c'è Matteo in mezzo perché è Matteo, ma Matteo ha altri due fratelli, altri due componenti, no? Un fratello e una sorella. E loro, mamma e papà, cercano in tutti, ecco, li stiamo vedendo inquadrati. Questi sono i genitori di Matteo, che sono bellissimi, due persone di un cuore non grande ma di più, e chi li conosce lo sa. E credetemi che questa non è una sviolinata, perché magari le persone possono pensare adesso, no? Mary sta parlando, sta dicendo tutte queste cose perché per sviolinata o chissà per quale motivo. Chi mi conosce lo sa, io sono una persona molto schietta e sincera. quelli sono fatti così. Però quando io quello che dico penso, sicuramente a Matteo lo voglio bene, non lo nego, perché comunque Matteo io ce l'ho nel cuore, l'ho sempre detta questa cosa, ma perché io conosco Matteo come conosco Salvo e Tiziana, e vi assicuro di questa cosa, sono due persone umili, che lavoratori soprattutto. Questa è una cosa che voglio dire, loro lavorano, iniziano a lavorare il pomeriggio alle 5, tornano a casa alle 8 del mattino, si fanno un'ora di sonno alternati per cercare di stare sempre presenti nella vita dei loro figli, e questa credo che sia la cosa più bella che dei genitori possono fare nei confronti di quelli che sono i propri bimbi. Adesso ritorniamo a parlare di questa cosa, intanto prendiamo un'altra telefonata, che qui continuano ad arrivare chiamate. Vai Matteo, rispondi. Pronto? Pronto? Ciao Matteo, Tiziana sono, ciao Mary. Buonasera. Ciao Tiziana. Ciao, ciao piccolo. Sei Buonasera. Un grande piccolo uomo, sei grazie. Bravissima. Grazie. E stai facendo impazzire tutte queste ragazzine. Grazie. È bravo con il nostro canzoni. Matteo. È bravissimo, veramente. Ecco, brava Tiziana, e allora, dillo pure tu. Allora, tutto bene possibile. Certo, ci manca anche la famiglia, per quello che conosco io la conosco. Andava Tiziana a scuola con me, quindi la conosco per una brava ragazza. Ecco, brava. Anche il padre. Esatto, esatto. Grazie Tiziana. Allora, niente Mary. Allora, Mary, per favore, ma anche Matteo, così mio figlio, ci piacerebbe ascoltare la sigaretta, siccome fuma. Quanti anni ha? 16 anni. 16 anni. E gliela dedico a lui. Va la bene. Sigaretta. Va, va bene, bene. Ora sia Nicolosi. Va e poi mando una bacio, buonanotte al mio grande amore Nicolosi Luigi, con un grosso bacione. Ok, Tiziana tesoro. Allora, grazie Matteo, ciao Mary, continua così amore. Ciao. Ciao Tiziana, ciao, ciao, ciao. Ciao. E allora, che facciamo? Facciamo, ecco, questo, adesso in radio racconto un pochino quello che sta succedendo in questo momento in TV. Siamo arrivati in una pagina Facebook che hanno, magari chi non ha Facebook non sa, dice Mary, tutto questo trambusto per che cosa? Vi spieghiamo. Su Facebook sono nate tantissime pagine, perché poi vanno a bloccare, io voglio dire una cosa, vanno a bloccare delle volte i profili, però non vanno a bloccare certe schifezze. Infatti. Hanno creato una pagina che si intitola proprio Imbucarsi al 13° compleanno di Matteo. Qualcuno ha avuto questa brillante idea di creare questa pagina, e a questa pagina hanno messo 58.000 persone che parteciperanno al tuo compleanno. Sì. 3,2 mila persone hanno messo il forse, e poi ci sono anche gli altri 12.000 invitati, quindi c'è qualcuno che si è proprio passato il tempo ad invitare tanta gente. Sì. Che poi uno invita, quell'altro invita, quell'altro invita, e si crea tutto. Parola. Esatto. Da Facebook, in TV stiamo vedendo quello che è successo, hanno incominciato a postare quelle che sono le foto, quelli che sono i video di Matteo. C'è stato qualcuno che ha fatto anche qualche parodia, scusatemi un attimo, ho interrotto per sbaglio, perdon, mi sono distratta. C'è stato anche qualcuno che ha deciso nella sua vita nulla facente di fare anche qualche parodia di quelle che sono le canzoni di Matteo. Hanno commentato, si sono passati anche il tempo a fare un po' l'effetto grafico. Guarda Mary, guarda questo. Ecco, qui ti hanno aumentato, ti hanno messo, che hanno fatto qui? Cioè, ma veramente... ti hanno barbato, ti hanno fatto invecchiare. Sì, ho capito. No, è un'altra persona. L'ho capito chi è Salvini, giusto? Sì. Ecco, gli hanno messo, perché adesso non vedo bene. Gli hanno messo anche a Matteo Renzi. Ah, anche a lui. Bene, hanno fatto anche questo qui chi sarebbe? La caricatura. Allora spieghiamo, praticamente la copertina del compleanno di Matteo, e qualcuno si è divertito a togliere Matteo e mettere dentro altre immagini, e poi hanno comunque anche screditato quelle che sono anche persone che non c'entrano niente, si sono messi a criticare anche quelle che sono le ballerine, che tra l'altro le salutiamo, le salutiamo con un grande bacio, sempre splendide ragazze, mi raccomando. Tra un pochino, Sony, se sei d'accordo, andiamo a prendere qualche notizia direttamente dal web, va bene? A questo punto facciamo una cosa, ci andiamo ad ascoltare
dopo la telefonata. No, adesso la telefonata. Prendiamo la telefonata adesso e dopo andiamo in musica. Perché qui il telefono sta diventando matto. Allora, andiamo in chiamata. Pronto? 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 Sì? Sono Agata da Librino. Agata, ciao, dici tutto. Sì, volevi parlare con Matteo? Sì, sì. Vai. Pronto? Ciao Matteuccio. Buonasera. Sei stupendo. Grazie. Hai una bella voce. Grazie. E ti dico un'altra cosa. Di andare avanti per fare più successo. Grazie. Agata, abbassa un po' il volume della radio perché ti sentiamo effetto chiesa. Sì, sì. Sì, sì, tu hai seguito un pochino quella che è la vicenda su Facebook? Hai visto qualcosa? Sì, sì. Ecco, cosa ne pensi tu? È sbagliato. Conosco tua mamma e conosco anche il tuo papà. Facciamo parlare il popolo, facciamo parlare il popolo, così le persone giusto che dicano quello che pensano, vai. Io conosco la mamma e il papà e sono delle persone stupende. Non è vero quello che stanno commentando. Sì, ecco, benissimo. Ti ringraziamo, ti ringraziamo Agata. Sì. Volevi salutare qualcuno? Dici. No, io saluto mio genero, Bissi Massimiliano, che si trova, che non si trova qua. Sì. E Saro Gambolo, gli mando un grosso bacione. Se mi dedichi una bella canzone. Ti dedichiamo adesso la canzone di Matteo. Ti batte forte il cuore, ok? Va bene, però basta che dici nomi. L'hai fatto tu, arriva subito dopo, appena chiudiamo arriva. E poi saluto alla mia collega che è vicino a me e gli dedico anche a lei questa canzone. Va benissimo, ok Agata. Ok, ciao, una buona serata. Buonasera. Ciao Agata, buonasera. Ciao. Allora, c'è Luca Lopresti che saluta il cugino Giuseppe Felice con un grande, grande bacio. Andiamo in musica e ritorniamo tra poco, va bene? Ci ascoltiamo, ti batte forte il cuore, eh? Allora gli facciamo battere le teste. Andiamo. E siamo ritornati dopo aver ascoltato Francesco Stuto, ancora ritornati in diretta. Oggi giornata, anzi puntata, molto molto particolare perché abbiamo qui ospite il nostro Matteo, il nostro piccolo uomo dalla grande voce, che appunto è venuto qui con noi per parlare un pochino di quello che sta succedendo. Sì. A causa, diciamo, tra virgolette, sempre causa, di questo compleanno che, ripetiamo ancora una volta, è stato organizzato per il semplice fatto che Matteo compie 13 anni, aveva il piacere di far partecipare al suo compleanno quelle che sono le fan, perché sono tante, e siccome, dato che è una location piccola che permette la possibilità di far entrare solamente 250 persone, per evitare che magari molte persone sarebbero rimaste fuori, è stata studiata la cosa degli inviti, in modo tale che chi aveva l'invito poteva entrare, chi non prendeva l'invito purtroppo no, ma per non fare nessuna tipo di distinzione. E da questo è scaturito tutto il boom. Prima di far vedere quello che succede anche con quelle che sono le pagine Facebook, perché ne hanno parlato anche quelle delle Iene. Sì, ecco. Io e Amedeo. Esatto, ne hanno parlato anche loro. Prima di fare questa cosa qui, prenderei una telefonata perché abbiamo una telefonata in attesa da parecchio tempo. Quindi vai Matteo, rispondi. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Sì. Sono la ballerina di Matteo. Erika, sei tu? Sì. Oh, ciao Erika! Ciao Mary! Ciao tesoro, c'è Tiziana pure che ti manda un bacio. E allora? Ricambio. Ecco, ricambia. Erika, dici! Io volevo ringraziare a Matteo e la sua famiglia perché mi hanno dato l'onore di far vedere alle persone il mio talento. Brava tesoro, che anche a te ti piace ballare, cioè sei tu che sì. Vuoi ballare. Sì, perché per me e la mia famiglia è un onore ballare per Matteo quando canta. Ecco tesoro, lo sappiamo perché ti vediamo. Sono una famiglia splendida. Sì. E di tutto, hanno di tutto, perché quando sono a casa sua mi trattano da una vera principessa. E perché sono delle brave persone, perché loro anche quando vogliono bene qualcuno lo fanno con il cuore. Ma la stessa cosa io. Lo so Erika, perché ti conosciamo anche a te, lo sappiamo. Vuoi dire qualche altra cosa tesoro? No, io volevo fare mettere il dito alla crisi. Ah, vabbè, chissà perché lei vuole la crisi. Va bene tesoro, tra un pochino gliela mettiamo. Un bacio Erika. Ok, grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Ecco, diciamo anche quella che è la tua ballerina Erika, insieme a Tiziana, ecco, la chiamiamo Titti. Titti. Non mi stava venendo, ecco. Allora, voglio dire un'altra cosa, no?
Matteo oggi è quel che è, perché lui da solo con le sue forze, ma soprattutto con quelli che sono i fan, sì, è arrivato ad essere quello che è Matteo. Io gli ringrazio che credono in me. Esatto, quindi è un Matteo è timido, quindi già per lui dire quello che sta dicendo, però credo che il punto lui vuole proprio ringraziare tutti, e soprattutto anche in questa occasione, in quello che sta succedendo, un grazie anche per come ti stanno supportando, sì, per tutto quello che continuano a difenderti, perché c'è chi critica, ma c'è anche chi arriva in difesa e scrive qualche parola carina nei tuoi confronti, quindi sì, noi sì, li ringraziamo. Tra l'altro volevo dire una cosa, se magari c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a Matteo anche di negativo per farci capire la motivazione, può benissimo tranquillamente chiamare lo 095 87 39 658, chiamate, dite la vostra, fateci capire quali sono le motivazioni che vi portano a questo. Vai Matteo, rispondi al telefono. Pronto? È pronto Matteo? Sì. Con chi parlo? Ciao, sono io Agata, ti volevo passare mio figlio che è un grande fan di te. Ok. Un attimino. Sì. Allora, ciao Matteo. Ciao. Ciao piccolino, come ti chiami? Salvo. Salvo, sei un fan di Matteo? Sì. Glielo vuoi dire? Sì. Vai. Sì, sì. Vai che parla con lui. Io conosco tutte le tue canzoni. Vediamo, ce la canti una? Ok. Vai, ti ascoltiamo, vai, canta. Bella troppo bella quella ragazzina. Lei con i suoi capelli troppo. Bravo Salvo, bravo piccolino, bravo. Ti mandiamo un bacio, ok? Ciao Salvo, ciao tesoro, ti salutiamo. Ciao piccolino, ciao. Ciao. Ecco, perché insomma, diciamo anche che le canzoni di Matteo vengono imparate a memoria. Le cantano i bimbi, tutti. Facciamo vedere qualche cosa da Facebook. Allora, TV, facciamo apparire quello che è successo nel Facebook anche di Pino e Amedeo delle Iene. Anche loro hanno condiviso la locandina di Matteo e hanno scritto proprio si tratta di resistere ancora qualche giorno, poi il grande evento del 2015, altro che Expo, PS, gli inviti da quello dei panini, mi raccomando, ecco, perché diciamo che dirla in maniera più educata no, però e questa cosa a quante persone piace? Quasi 10.000 persone, quindi anche loro, perché ormai è stato classificato un po' come se fosse l'evento mondano del mondo, è stato condiviso da 3.000 da 3.100 persone all'incirca. Questo è quello del sito di Pino e Amedeo. Noi arriviamo adesso Pio e Amedeo. Adesso arriviamo nel Facebook, qui dove siamo? Fatemi capire. Sito di Meridiano News. Ecco, di Meridiano News. Anche qui hanno fatto proprio un articolo su Matteo, sì. Compleanno da 250 ospiti, più le Iene. Il padre sarà solo una festa per bambini. Che poi voglio dire una cosa importante, perché poi i giornalisti, o comunque anche chi fa radio, chiunque può far venire fuori, scrivere o far dire anche quello che un po' vuole quella persona. Sì. Facciamo vederne altri, cosa mi fai vedere? Abbiamo anche un altro sito, Mondo Scuola, che qual è questo? Dire Giovani, anche qui si parla tutti al compleanno di Matteo, a 13 anni, la nuova icona trash del web. Anche qui si vede quello che appunto vogliono dire, qui hanno anche oscurato gli occhi di Matteo, pronti per il compleanno di Matteo Milazzo, la baby star diventa virale. Questo è il Fatto Quotidiano. Il fatto quotidiano, esatto, questo è proprio il Fatto Quotidiano, che poi dicono la baby star diventa virale, il che è vero, sì. È vero, perché hanno fatto diventare, cioè ormai Matteo è a livello nazionale, assolutamente, anche la Gazzetta di Parma, anche questa condivide il tredicesimo compleanno, diventa virale, hanno fatto proprio un articolo in cui parlano cioè un po' scriminando, facendo un po' capire, no? Matteo, quella la cosa importante, l'Expo, che diciamo è stato questo evento del 2015, altro che Expo. L'abbiamo messo in penombra. Esatto. Poi abbiamo l'altro, chi è Matteo Milazzo, il piccolo neomelodico diventa virale, in questo caso
blog di cultura, un poster ha invaso i social, quello per i 13 anni del ragazzino neomelodico di Catania. Ma chi è Matteo Milazzo? Chi è Matteo Milazzo? Adesso lo sanno tutti. Poi abbiamo anche un altro sito, quello che è newsly.it, 13esimo compleanno di Matteo, e anche qui si parla di Matteo, anche qui si è stato condiviso appunto un articolo. Abbiamo anche la fanpage.it, Matteo di, Baby Fenomeno neomelodico diventato virale, qui mi vedo anch'io qui, addirittura hanno messo la nostra la prima intervista quando abbiamo parlato proprio del nuovo album, lì c'è stata tutta la possiamo far sentire? Qui eravamo nella panineria. Abbiamo Gaetano. Chi fa le richieste? Chi le dove lo vuole vedere arrivare? No, non lo so. Questa è la mamma, questa è Tiziana. Non penso domani, io penso oggi. Quello che sto vivendo ora. Cosa vive? Un'emozione che non è indescrivibile. La gente che la ferma cosa le dice? Niente, che mi fanno questo è quello che è un pochino l'intervista che potete trovare anche nella pagina di Matteo. È il sito ufficiale, facciamolo vedere adesso, www.matteomilazzo.it. Questo è il sito di Matteo curato creato dal fonico Giovanni Platania. Ecco, lui fonico. Come si dice in catenese? Grafico, designer. Si mosso. Ecco, bravo Matteo. Questo è proprio il sito di Matteo, chiunque voglia può andare a vederlo. E questo è quello che combina Matteo quando siamo in piazza, quando c'è un evento, quello che succede nelle piazze. Noi qui a Catania abbiamo anche una piazza molto importante, quella che è la piazza del Fortino. Piazza Palestro. Dovete sapere che qui a Catania è una piazza molto, molto sentita. E Matteo lì ha cantato, ha avuto un concerto tutto suo, dove appunto ha preparato il suo secondo lavoro discografico. La differenza, tra l'altro, si sta studiando anche per il terzo lavoro. Matteo adesso è messo in movimento per il terzo. Abbiamo un'altra telefonata? Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Mary, ciao Matteo. Buonasera, con chi parliamo? Ciao, sono Gracie. Buonasera. Ciao Gracie. Ciao Gioia, come stai? Bene, Matteo? Bene, grazie. Sei unico. Grazie. Senti una cosa, aspetta un attimo. Allora, salutiamo mio marito Daniele Contarino con una buona cena e una buona notte, che lo stramo. Salutiamo. Aspetta che ti vuole salutare mia figlia, sì, che è una tua fan, un attimo. Pronto? Ciao Matteo. Buonasera. Sono Jessica. Ciao Jessica. Come stai? Bene, bene. Tutto bene, me lo fai un favore? Sì. Gliela puoi mettere una canzone per mio papà? Sì, sì, ora la mettiamo. Grazie papà. Ok. Tra un pochino grazie. La mettiamo. Ok. Ok, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao Gracie, ciao. Buonasera. Ciao. Prima di andare avanti con le altre telefonate, vorrei leggere un pochino quello che sta succedendo. Allora, c'è qualcuno che dice: nel frattempo potete dirmi in quale profilo Facebook dovrei cercarlo? Ne ha tantissimi, non so qual è. Matteo Milazzo. Scrivi Matteo Milazzo, anche perché diciamo che Facebook li ha chiuso un pochino, perché il giorno quanto tempo? Una settimana e mezza fa. È successo che nell'arco di 3 ore più di 3 miliardi, un milione e mezzo di persone hanno parlato di Matteo. Facebook ovviamente nel sistema ha visto tutta questa situazione, è andato a bloccare tutti i profili di Matteo, quindi Matteo proprio da 3 giorni si è aperto un nuovo profilo che appunto è Matteo Milazzo. Ha tutte le informazioni e le news su Matteo FBP, esatto. Tra l'altro, se tu su Google scrivi Matteo Milazzo, questo è quello che succede. Ormai ce ne stanno davvero, già siamo nella pagina 2 e si continua a parlare di Matteo. Io volevo leggere qualche altro messaggino. Matteo, sono Giulia, una tua grandissima fan, amo troppo le tue canzoni, ti amo idolo. PS, posso cercarti dopo su Facebook? Sì, tanti baci Matteo. Ciao, poi Giulia. Abbiamo anche chi dice: potete darmi per favore il numero? Matteo, sono Marica, mi puoi far ascoltare un brano a piacere tuo? Lo dedico alla mia cuginetta Denise, la mia migliore amica Marica Gurrieri. Abbiamo ancora Matteo
Matteo, sono Leandra D'Alentini, sono una tua fan impazzita, per me sei bravissimo, hai una voce stupenda, continua così che stai andando alla grande, fregatene delle critiche perché quella è tutta invidia. Comunque ti saluto con un grande bacione, Matteo, ti voglio bene, se puoi mettere Come Cenerentola, grazie, ciao a tutti quelli di Bella TV. E poi ancora, Matteo, salutami il piccolo uomo, ciao Matteo, tutto ciò che dicono su di te e sull'invidia, sei unico e bravissimo, continua sempre, grazie. Con te da Martina. E poi aspetta, voglio leggere quest'altro, sono una tua grandissima fan, Matteo, vorrei salutarlo, è un piacere ascoltare la canzone Aria Pulita, un bacio da Gaia. Grazie, e ciao, poi Gaia. In questi giorni si parla tantissimo di te, volevo ricordare le male lingue, Cacucampa di Miria, mori di raggia, un abbraccio alla famiglia Milazzo da Cinturino. Poi abbiamo, ciao, Salvo. Abbiamo anche chi dice fai gli auguri a Matteo, il numero uno, Matteo. Grazie. Milazzo, il più bravo dei bambini, ti sta benissimo quella camicia rossa, ti dona, ditelo. Grazie. In TV, va bene, facciamo una cosa, ci fermiamo in musica, ritorniamo tra un pochino. La telefonata la prendiamo dopo, la prendiamo dopo perché ho anche la pubblicità. Andiamo con la sigaretta che ce l'avevano richiesta, sì, sì. E poi ritorniamo, non mi muovete da là, dobbiamo prendere una telefonata, allora silenzio in sala, di là. Matteo, rispondi. Pronto? Pronto? Sì. Chi parla? Sono... Sì, okay. Sì, la televisione mettetela piano, ascoltaci dal telefono. Aspetta, la televisione la metto, mettetela piano. Ok. Ecco. Pronto? Sì. Sì. Volevo salutare a Matteo. Ciao. Ciao. Volevo dedicare una canzone a mia mamma e mio papà. Sì. Grazie papà. Ok. Grazie mamma. A te mamma. A te mamma. Va bene. Ok, tesoro. Aspetta. Un minuto. Sì. Un'altra cosa, è anche un bambino. Un tuo fratello? No. Ok, passa. C'è una persona che sono... Vabbè, non lo dico perché mi vedo. Ah, la sua fidanzata. Si chiama Nunzio. Ok, passacelo. Ciao, ti passo mia sorella. Sì. Dai, okay. Guarda bene, ciao Matteo, ciao Mary, ciao Agata. Volevi parlare con Matteo? Sì. Vai. Ciao Matteo, come stai? Ciao, bene, bene, grazie, tu? Bene. Bene. Forse che non si sente la linea. Non si sente la linea. Tu la senti? Sì, ci sente, ok, sì. dici sì. Tesoro, Matteo ti sente. Ah, no, non ci sentivo io lui. Matteo, fatti sentire. Mi senti? Sempre. Sì. Okay. Sei bravissimo come tanti. Grazie. Sono una grande fan. Grazie. Conosco anche tutte le sue canzoni. Qual è la tua preferita? Mi presento. Va bene, dopo se arriviamo te la facciamo ascoltare, ok? Grazie Mary. Ciao tesoro. Ciao Matteo, un bacio. Ciao. E allora, liberiamo di nuovo il telefono. Facciamo vedere sulla pagina Facebook. Cosa mi state facendo? La pagina, il fanpage o la pagina Facebook? Allora, questa è la pagina fan di Matteo. L'official page di Matteo, appunto, dove chiunque, basta che entri cliccando mi piace, può entrare e vedere tutto quello che viene condiviso, i vari concerti dove è presente Matteo, quello che fa, quello che non fa. Si vede anche che qualche, abbiamo condiviso le foto che, proprio qui che ci troviamo, i commenti tutti dei fan. Cosa c'è qui? Fammi vedere. E invece adesso siamo nel profilo di Matteo. Sì. Quindi questo qua è il profilo di Matteo, perché gli altri sono stati chiusi. Questo, dove vedete questa fotografia, dovete scrivere Milazzo Matteo, ok? Non Matteo Milazzo, ma Milazzo Matteo. C'è il nostro Matteuccio con la lingua di fuori. Ti sei divertito a fare sta foto, secondo me, perché si vede dalla faccia, sei proprio cornutazzo. Vai, rispondi, va? Pronto. Pronto, ciao Matteo. Buonasera. Chi come stai? Va bene? Sì, bene. Chi parla? Sono Cristian D'Alentini, un tuo amico. Ah, ok, Cristian. Volevi... Sono l'amico di Francesco Scudo, D'Alentini. Oh, sì, adesso ho capito chi sei. Ciao, un bacio. Volevi... Dici. Tutto bene? Dici. Tutto bene, Matteo? Sì. Ah, mi fa piacere. E tu hai visto un po' il trambusto che si è combinato su Facebook?
Sì, ho visto tutto, mi dispiace tantissimo. Vabbè, ma tanto, chi se ne frega? Parlano bene, parlano male, chi se ne frega? Tutta pubblicità. Tutta pubblicità. Tutta invidia. Esatto. Vorrei fare qualche salutino? Sì, volevo fare un saluto a Francesco Studo che ce l'ho qua vicino. Lo salutiamo anche noi, poc'anzi l'abbiamo ascoltato. Tutta la mia famiglia, anche a Francesco Zerbo, a Matteo, a Nino Marchi, a tutti. Grazie, li salutiamo tutti anche noi. Ciao, Francesco, va bene, un basso. Un bacio, buonasera. Ciao. Anche perché noi salutiamo tutti i cantanti, perché tra cantanti c'è proprio un'unione, anche con i piccoli, perché diciamo che qui a Catania e non solo ci sono tanti bimbi alla quale piace cantare e tra di loro si vogliono bene. Senti, io volevo leggere un altro messaggio perché c'è tua sorella Alessia che ci ha mandato un messaggino e dice: fratellino, sei unico, ti amo, sono orgogliosa di te. E poi ancora, buonasera a tutti, un bacio a Matteo, voglio dedicare il brano al mio grande amore Alessandro, voglio te, da parte di Lidia. E poi c'è, potete, Matteo, mi puoi salutare? Ti voglio bene, è Claudia, salutala. Ciao Claudia. Ecco, rispondiamo ad un'altra telefonata, vai. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Ilenia. Ciao Ilenia. Siamo le cuginette di Matteo. Siamo le cugine di Milano. C'è Matteo. Ciao. C'è Tizia. Siamo le fan numero uno di Matteo qui a Milano. Brave ragazze, anche a Mittao. Matteo, anche a Milano è super super conosciuto, vero? Sì, ovvio, perché noi lo facciamo conoscere a tutta Milano. Fate bene. Ma la mamma è di origine napoletana, vero? Sì, nella provincia di Salerno, non Napoli proprio. Ah, provincia di Salerno, perché c'è Tiziana qui che è impazzita appena vi ha sentito. Sì, vi saluta anche ciao lei. Tiziana! Anche lei vi saluta. Ragazze, cosa pensate di questa storia su vostro cugino? Allora, noi vogliamo far sapere che seguiamo Matteo tutti i giorni, sì, sia su Facebook che con Bella Radio e sentendolo ovviamente anche al telefono. Vogliamo far sapere a tutti che è un ragazzo fantastico, sì, e penso che nessuno lo debba giudicare, perché lui sta soltanto cercando di raggiungere il suo grande sogno. Esatto. Noi siamo contenti per lui e deve continuare così. Grandi ragazzi. Ti voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene, bellino. Grazie ragazzi, adesso vi dedichiamo una bella canzone. Un bacio alla bella Milano. Un bacio anche alla bella Catania. Grazie. Ciao bellezza. Un bacio. Ciao. Quando venite ci andiamo a mangiare i cannoli. Va bene. Un bacio. Mi piace, evviva. Che vuol dire bomboloni? Senti, bomboloni e cannoli abbiamo impiattato stasera. Ragazze, un bacio, grazie. Un bacione. Ciao. Un bacione a voi. Ciao. Simpaticissime le cugine, anche la zia, insomma, tutti bello. Facciamo vedere un pochino, alzo Skype. Allora, questo è un video selfie che Matteo si è fatto, con tutte le sue fan. Mandiamole in diretta, facciamolo vedere. Questo è quello che succede quando Matteo è in giro per Catania. E come potete vedere, sono tutti ragazzi proprio come Matteo che lo seguono e che lo vogliono bene. E qui Matteo appunto voleva dire grazie, giusto? Sì, Matteo? Sì. Sempre con un vi voglio bene. Abbiamo un'altra telefonata? Vai! Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto, sì. Ciao, sono Enzo, volevo salutare a Matteo. Vai Enzo. Ciao Matteo, come stai? Bene. Tu? Complimenti, hai una bellissima voce. Grazie. Ti piace? Lo segui sempre Matteo? Sì, sempre. Vai in tutti i concerti? 7 volte, quanto posso? Bene, ci fa piacere. Quanti anni hai? Io 17. Oh, ti mandiamo un bacio grandissimo, ok? Anche a voi, comunque. È caduta la linea. Qui il telefono è impazzito. Stanno arrivando chiamate da dappertutto.
Allora, abbiamo fatto vedere quello che appunto il, la pagina Facebook ormai ufficiale, mi raccomando cercate Milazzo Matteo, Matteo. Il profilo, scusatemi, la pagina era Matteo Milazzo. FB Page. Ecco, FB Page. Io voglio ancora chiarire questa cosa, voglio ancora ripeterlo e non mi stancherò mai di ripeterlo, dopo la telefonata lo ripeto, prima rispondiamo, vai Matteo. Pronto? Sì. Della radio Ichimia. Nino, vai, richiamato tu. Sì, sono sempre io. Ma come fai? E non lo so, è fortuna. Ecco, ti sei dimenticato a salutare qualcuno? Ammettilo. No, ho chiamato e ho sentito complimenti su Matteo, che è davvero grande, però mi sono perso qualcosina perché sono andato in azienda e non e l'ho dovuta spegnere. Ah, ok, vabbè, però qui stiamo chiacchierando, oggi giornata, puntata chiacchierizza, ecco. Sì, ma poi con Matteo, no, perché la vacanza è davvero bella, io l'ho seguito a Fortino, a Picanello, lo seguo ecco, molto. Ecco, il parere del popolo noi vogliamo, grazie. Poi a Fortino con quel cappello bianco, tu fa l'americano, era stupendo. Bello il nostro pupiddu. Ciao Matteo. Sì. È il nostro pupiddu, ok. Sì, quando è entrato era tipo una star, tipo Michael Jackson. Ma è lui, è Matteo quello, quindi non ci sono parole che tengano. Assolutamente. La più bella cosa, scusa, che è catanese, sì. È un orgoglio, è un cantante del genere a Catania, dai. È una cosa bellissima. Che bell'età che ha, perché non è che ha 30 anni, ancora da 12 anni. Bravo, e lo fa solo perché gli piace a lui. Questa cosa io la voglio sottolineare ancora una volta. Lo fa solo perché gli piace a lui e lui che vuole cantare, basta. Grazie Linuzzo, grazie. Mi devo fare un messaggio a Agata che mi sta ascoltando. Agata, io la saluto, faglielo tu il messaggio, dagli un ti amo, no? Sì, certo, Agata la cucina che sto arrivando, sono qui già. A 100 metri da casa. Ma era un ti amo che doveva arrivare, no cucina. Vabbè, lei ti ama lo stesso. Vabbè, quello glielo dico sempre, mia moglie lo sa, io l'amo più della mia vita. Va bene Ninuzzo, un bacio grande ad Agata. Grazie, okay. Ciao Matteo, ciao. Buonasera. A tutti, a domani. Ciao, a domani, ciao, anche a te. Ciao. Allora, io un momento stoppo le telefonate. Dimmi Matteo. Voglio salutare Salvo Scibilia e Zio Ignazio Lofaro, la mia produzione. Ecco, e io su questo direi di andare in musica. Anche... Ecco, direi di andare in musica su questa cosa. Ritorniamo tra un pochino. Arriva Simu Wayon, eh? Ritorniamo, aspettate, ho sbagliato, ho fatto partire per sbaglio la base, la canzone qua. Aspettate un attimo che ho combinato un macello. Allora, prima di concludere io voglio salutare Kevin che ci sta abbaiando da fuori. Ciao, anche lui Kevin. Vuole partecipare. Il nostro Luca Lopresi che è sempre presente, gli mandiamo un bacio anche a lui. Tutta la sua famiglia. Esatto, poi volevo fare un'altra cosa prima di arrivare, prima di dimenticarlo, volevo salutare Valentina. Ecco, che ci sta ascoltando anche lei, la bella Vale, a cui mando un bacio. Allora, domani appunto tu sarai in un'altra intervista, proprio in una radio di Roma. Sì. Esatto, quindi sarà comunque tutto anche lì sul sito, su sì. www.matteomilazzo.it. Prima di concludere Matteo, adesso non prendiamo più telefonate, voglio solamente puntualizzare ancora una volta per concludere in maniera chiara e diretta quello che è successo. Matteo giorno 23 ottobre ovviamente diventerà un tredicenne, farà il compleanno e come tutti i bimbi normali, perché siamo stati tutti bimbi e tutti quanti abbiamo avuto 13 anni, vuole la festa di compleanno, no? Sì. Ah, sarebbe stata normale se non avesse chiesto la festa di compleanno e lui avrebbe voleva il piacere di avere lì presenti durante la festa quelle che sono le sue fan. Sì. E siccome la location il 23 ottobre c'è freddo, non si può fare all'aperto perché altrimenti si sarebbe fatto in spiaggia. Non si può fare all'aperto, si deve prendere un posto chiuso. E siccome i fan a Catania di Matteo sono davvero tanti e la location che è stata scelta prevede la possibilità di far entrare solamente 250 persone, per evitare di dire tu vieni, tu non vieni, tu vieni, tu non vieni, avete ben pensato di fare degli inviti che potevano venire a prendere proprio alla panineria in modo da avere 250 persone. Chi arrivava a prenderlo veniva. Ecco, facciamolo vedere ancora. Chi sono, mi fai riprendere? Ecco, grazie. Chi aveva l'opportunità di venirlo a ritirare lo veniva a prendere proprio alla panineria. Chi invece non poteva prenderlo, chi non riesce a prenderlo purtroppo non ha l'opportunità di venire.
ma la motivazione di questi biglietti, di questa festa di compleanno è nata per questo, perché credetemi che Matteo a Catania, e non solo, parlo di Catania perché il suo compleanno si festeggia a Catania, i suoi fan sono davvero tanti, è riuscito a far impazzire letteralmente Catania, e quindi ha voluto organizzare questa cosa carina. Sì. Solo che da qui c'è chi si è montato la testa, non aveva niente da fare e ha deciso di dire tante brutte cose. Quella che è la famiglia, ragazzi, secondo me la famiglia, e soprattutto augurare la morte a un bimbo di 12 anni, perché si è arrivato anche a dire questo, si è arrivato a dire anche che la mamma doveva abortire, si è arrivato a dire che Matteo doveva morire nella culla, questo non diventa più non ho nulla da fare. Hanno questa... criticato anche mia sorella. Ecco, anche ad Alessia hanno criticato. Questa non è non ho nulla da fare. Questa secondo me si chiama cattiveria. Cattiveria allo stato puro. Perché chi scrive queste cose non conosce Matteo, non conosce Tiziana, non conosce Salvo, non conosce Alessia, non conosce Damiano, non conosce nessuno. Ma soprattutto augurare la morte, ragazzi, non si augura nemmeno al peggior nemico. Non si dicono certe cose. Ma ormai c'è chi scrive senza nemmeno dar più peso a quello che scrive. Quindi Matteo, quello che ti voglio dire io è: fregatene in tutto quello che ti dicono, buttati tutto dietro le spalle. Come si dice, di qua mi entra. Bravo! E soprattutto fai vedere l'orologio, sbattilo sempre, bravo, smettitelo, sbattilo. Quando ti fanno i regali, quando ti chiamano per cantare, c'è chi appunto ti fa i regali, tu vai a cantare solo perché lo vuoi fare, perché diciamo questa cosa, chiariamola ancora una volta, tu non chiedi soldi. No. Questa è una cosa che la fai perché la vuoi fare tu. Che mi piace cantare. È bello quando ti vedi applaudire, anche questo dobbiamo dire, che quando vedi fan là sotto che impazziscono per te, che ti applaudono, e questo è il regalo grande. Sì, vero che quel. Sì. Quindi non viene pagato, lo fa solo per amore. C'è chi gli fa dei regali, questo è vero, c'è chi regala un orologio, c'è chi regala una maglietta, c'è chi regala un orologio, e l'ho ripetuto due volte, una collana, c'è chi magari ti regala le 50 euro, ma tutto perché te lo fanno loro che te lo vogliono dare a te. Giusto? Sì, sì. Quindi la musica è sempre nel tuo cuore? Sempre. E non la molli? Mai. Se un giorno non ti piace più? Gioco a pallone. Bravo, bravo Matteo. Quindi fregatene, mi raccomando, e cammina a testa alta, fiero di essere Matteo Milazzo, perché sei tu il nostro piccolo uomo dalla grande voce fangulo, che non si può dire, ma lo diciamo, tutto il resto sempre, mi raccomando, e continua ad essere come sei, perché sei perfetto così. E sempre grazie a mamma e papà, a Salve e Tiziana, anche ad Alessia e al piccolo Damiano, un grande bacio, perché siete una famiglia stupenda. Grazie. Tu volevi salutare qualcuno, volevi ringraziare anche qualcuno? Voglio ringraziare mia mamma, mio papà, che realizzano sempre il mio sogno, mi portano avanti. E niente, voglio salutare a tutti gli ascoltatori di Bella TV, e niente. Grazie sempre a tutti i fan che sono sempre presenti. Che credono in me. Esatto, e di fan, credimi Matteo, ce ne saranno sempre, sempre, sempre di più. Ormai il nostro Matteo Milazzo a livello nazionale, e mi raccomando, sempre alla grande. Concludiamo con una bellissima canzone che parla proprio di cattiveria, di tante tante cose, magari capiscono, eh? Sì, sì. Ci salutiamo con Una storia mia. Sì, sì. E ricordiamo anche che stai preparando il terzo album. Si inizia a lavorare anche per il terzo album. Giorno 23, vi aspettiamo tutti quanti al Club Papillon. Esatto, venite tutti quanti al Papillon, vi aspettiamo al Club Papillon, vi aspettiamo. Tra l'altro, se volete prendere i biglietti, anzi gli inviti, perché biglietto è brutto, se volete prendere l'invito, dove devono venire? Panineria con Gotti. Esatto, se il paninazzo ti vuoi mangiare da Turi Milazzo devi andare, quello sempre. Quindi vi aspettiamo tutti giorno 23, perché ci divertiremo. L'evento del 2015, ormai ci siete riusciti, ma ci siete riusciti voi a farlo diventare tale. Noi ci saremo, ci divertiremo, canteremo, mangeremo, ci saranno i fan, alla faccia di tutti quelli che non ci possono essere, giusto? Sì. Ecco, vi salutiamo, chissà che non succede qualche altra cosa. Saluto anche tutta l'Italia. Ecco, la salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando dal sito, da qualunque parte. Matteo, dagli un bacio, va, mandagli un bacio. E grazie a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao.